cioè costruito, non c'era, non è che siamo le magliette in periferia. Quindi facciamo, ci mettiamo davanti. Diciamo con più sinergia tra presidente della federazione italiana del calcio. Davanti a me. Facciamo gli applausi. Questo lo alziamo dopo, vedete quel pezzo di terreno, lavorando sul campo scuola di Picanello, quindi per quanto riguarda l'atletica leggera, abbiamo consegnato il pallacatane, abbiamo consegnato il campo di hockey, il campo d'usmet di hockey, quindi perché davvero l'ho costretto a seguire tutte queste iniziative sportive. Io davvero concludo parlo allora e tagliamo. Passerella. Sono qua per fare fatto a metà e sono venuto e ho visto una distanza. Grazie. Andiamo. Di qua no, di là sicuro. Oggi siamo qua per inaugurare questo bellissimo campo a Librino, è un campo che la federazione insieme, anzi direi principalmente l'amministrazione comunale, ma la federazione si è attivata subito dopo la mia elezione per far ripartire l'allestimento di questo campo che a marzo-aprile era ancora con la base in argillosa e basta, e grazie alla collaborazione di tutti, all'attività anche che vorrei citare dell'architetto Figuretti della Federazione Italiana Rugby, finalmente è una realtà che aiuterà tutto il rugby catanese e il rugby siciliano. Mirko Saraceno mi ha promesso che questo campo sarà un campo che aiuterà anche tutte le altre società nella loro attività, visto che è un campo su cui si può stare tutto il giorno senza aver problemi del deterioramento, per cui bene, oggi è un giorno felice, un giorno importante per il rugby siciliano e sono convinto che da qui nasceranno molte cose belle. Oggi è un giorno speciale per la città di Catania, per gli abitanti di Librino, per gli addetti ai lavori. Oggi è presente il presidente della Fed Rugby ed è certamente un valore aggiunto sulla consegna di questo impianto. La nostra città vanta una grandissima tradizione nel rugby. Il progetto è stato modificato, allargato proprio per disputare partite di serie superiori e siamo certi che poi in queste future partite ci saranno ragazzi che vengono proprio da questo territorio, che vengono proprio da Librino, ricordando anche che la nostra città ha nello sport il fiore all'occhiello con tante società sportive che portano in alto appunto il nome di Catania, e di questo ovviamente i catanesi ne devono essere orgogliosi.